Sono Beatrice Ottonelli e a Chianale mi occupo di artigianato e arredamento di interni in stile montagna. La mia attività nasce nel 2009. Il 1 agosto del 2009 inauguravo un piccolissimo punto vendita a Chianale, il paese più alto della Valle Varaita. L'attività si chiama Alla Simo dell'Arbu, in cima all'albero, proprio perché siamo a Chianale, il paese più alto della valle. Ricordo bene che nei mesi precedenti l'apertura di questo punto vendita un anziano del paese, Steven Ott, 92 anni suonati, era entrato molto curioso per vedere i lavori che si facevano presso il mio punto vendita e mi aveva detto: beh, tu lavori il legno e siamo nel paese più alto della valle, siamo proprio alla Simo dell'Arbu, allora in cima all'albero, dal momento che lavoro il legno mi sembra che insomma tutto sia concorde. Lavoro il legno di pino cembro, di larice, tutte le varietà di legno presenti in Alta Valle Varaita, proprio perché qui si trova la mia attività, qui nasce la mia attività. C'è un legame molto forte tra quello che è il territorio dell'Alta Valle Varaita, con il suo bosco di pini cembri tra i più grandi d'Europa, e il mio lavoro, che è strettamente connesso alla materia presente nel posto in cui vivo, nel posto in cui lavoro. La mia produzione negli ultimi anni ha visto sempre di più un utilizzo al 100% del materiale. Questo significa che io parto dal legno del pino cembro o dai tessuti, perché lavoro anche i tessuti originari del posto, tradizionali del posto, spesso tessuti antichi dell'Alta Valle Varaita, e li utilizzo al massimo. Nel legno questo si traduce nell'utilizzare addirittura i trucioli, gli scarti della lavorazione del pino cembro, che sono un materiale molto ricercato e molto apprezzato dalla mia clientela. Con i trucioli produco normalmente dei cuscini che vengono utilizzati per dormire anche a letto normalmente, proprio per l'effetto rilassante benefico del pino cembro. Nei tessuti questo si concretizza nell'utilizzo fino all'estremo di piccolissime parti di tessuto, visto la loro preziosità, visto il fatto che sono tessuti che spesso hanno molte centinaia di anni, canape, lane dell'Alta Valle Varaita, che hanno una storia alle spalle, e proviamo ad utilizzare questi tessuti al massimo nei patchwork, nelle piccole lavorazioni in cui riusciamo a sfruttare anche i pezzi più piccoli, che però acquistano un grande valore. La mia attività nasce con l'obiettivo di arredare le case di montagna. Esiste una vasta scelta a livello di arredamento di montagna, esiste una quantità di prodotti disponibili pressoché infinita. Quello che provo a fare io è qualcosa di un po' diverso. E io credo che se la casa di montagna è in un'alta valle, soprattutto in una delle nostre alte valli, è giusto e normale che l'arredamento si leghi a quel territorio lì, parta da quel territorio lì. È un discorso che spesso sfocia nel chilometro zero, nel fatto che il legno utilizzato proviene esattamente da quella zona, viene segato sul posto, viene fatto stagionare sul posto e poi lavorato, trasformato in mobile o in oggetto sul posto. Lo stesso discorso vale per i tessuti, tessuti prodotti localmente, lavorati localmente, che quindi parlano di quel territorio lì. L'arredamento finale di un'abitazione potrà raccontare moltissimo di quella zona, di quel posto in cui vive chi abita la casa, insomma. La scelta di abitare a Chianale nasce a ragion veduta, dico io. A ragion veduta significa che ho studiato, ho fatto i miei studi in una grande città come Torino e ho sperimentato un tipo di vita cittadina che mi ha portato a scegliere a ragion veduta appunto di vivere a Chianale. Siamo a 1800 metri, non sono tutte rose fiori, come si dice, perché gli inverni sono lunghi. Noi abbiamo avuto un aprile molto nevoso e ci ricordiamo della prima neve al mese di ottobre dell'anno scorso, quindi l'inverno è durato da ottobre a fine aprile, a maggio quasi. La stagione estiva
non esiste quasi, si parla di una primavera tiepida che dura qualche mese, non di più, e quei mesi per chi abita all'alta montagna come me sono fatti normalmente di un lavoro intensissimo. Sono i mesi turistici e sono i mesi in cui davvero ci chiudiamo in laboratorio, nel mio caso in negozio, a lavorare per poi uscire quando cadono i primi fiocchi. Però è una scelta di vita che ripaga, insomma, in questo momento. Caterina, che ha un mese, è nata un mese fa, sta camminando con suo papà in montagna e quindi insomma ne vale la pena. So che quando tornerò a casa la troverò con le guance rosse perché ha preso un po' d'aria buona di montagna, è una cosa bellissima, insomma.